fine degli anni 90 c'è stato un movimento popolare di cuneesi che chiedevano di valorizzare l'area fluviale del gesso e dello Stura, e da qui si è cominciato come amministrazione comunale a lavorare per la formazione di questo parco che nell'ultimo decennio si è strutturato e ha cominciato ad avere maggior fruizione e essere più conosciuto anche al di fuori della città di Cuneo. Noi qui siamo nel parco del castello di Rocca dei Baldi, un parco che è nato appunto con il castello e che noi utilizziamo per questa parte dove appunto abbiamo messo a dimora la nostra piattaforma sperimentale agraria. La realizzazione di questa struttura è assolutamente sostenibile. I pannelli fotovoltaici per l'energia piuttosto che il geotermico, quindi l'abbiamo strutturata a impatto pressoché zero. E poi tutto quello che stiamo facendo, portando avanti progetti europei sui cambiamenti climatici e quindi sulla sostenibilità della nostra vita, vuole essere di volano per poter ingenerare buone pratiche. Chi mi ha preceduto era partito proprio con la raccolta delle vecchie varietà di frutta, ma in modo particolare di mele, tanto che adesso ne abbiamo più di 100 varietà di mele locali. E, però il progetto della piattaforma sperimentale agraria va oltre perché studia, intanto siamo partiti dal suolo. Quali sono le buone pratiche che migliorano la fertilità del suolo, che migliorano la sua biodiversità? Le scuole sono così numerose che vogliono accedere ai corsi che periodicamente realizziamo e quindi è previsto un ampliamento dell'area. Questa è un'aula didattica all'aperto. Non ci saranno mai folle che vengono qui, ma le persone che vengono si in qualche modo incominciano un percorso interiore che poi può portarle, no, a fare determinate scelte. E possono farle come agricoltori, e allora abbiamo delle aziende che fanno delle scelte ben precise e in qualche modo ci aiutano a sperimentare, o perlomeno ci aiutano a conservare della biodiversità agraria, perché qui non possiamo tenere tutto, no? E ci sono altri che non sono agricoltori che incominciano a fare la spesa facendo politica col portafoglio, no? Ecco, quindi incominciano ad andare dal contadino che produce bene. Lì abbiamo un orto didattico, una serra didattica, anche questa appena terminata, e un percorso che si chiama Forma, che permetterà a tutte le persone di potersi riavvicinare un po' alla natura. Il nostro approccio non è fondamentalista. Noi vogliamo proprio interfacciarci con le aziende in modo da far vedere come con delle buone pratiche si può avere un buon prodotto. E contemporaneamente fare un discorso, portare avanti il discorso culturale ed etico, proprio perché no, pensiamo che poco per volta anche forme di agricoltura convenzionale, invasiva, che sono ancora presenti nel nostro territorio, possano trovare poco per volta delle mitizzazioni nel loro intervento sul terreno. Il parco ogni anno realizza delle mostre, adesso l'ultima che è in gestazione è quella legata ai cambiamenti climatici, e queste mostre vengono spostate, sono itineranti nei vari comuni del parco che ne fanno richiesta. Quando è apparsa la Laudato Si di Papa Francesco, ha fatto scalpore, perché sembrava una parola nuova, e lo era di fatti da parte della Chiesa, che su alcuni argomenti a livello di individuale sì, ma a livello proprio di magistero non era mai intervenuta in modo così eclatante. E quello ha dimostrato un po' una cartina di tornasole di come i tempi sono maturi perché ci sia veramente una coscientizzazione delle persone, di tutte le persone, intorno, no, ai problemi ambientali.